Buonasera e bentrovati all'edizione delle 19 del TG6. In apertura la cronaca con il maxi sequestro di droga portato a termine dai carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno scovato oltre 2 tonnellate di marijuana in un deposito nelle campagne di Fossacesi. Allora andiamo a vedere insieme i dettagli nel servizio. Sul mercato dello spaccio al dettaglio avrebbero fruttato almeno 10 milioni di euro, una montagna di droga, le oltre 2 tonnellate di marijuana purissima suddivisa in pacchi di circa 20 kg ciascuno, scovate dai carabinieri della compagnia di Giulianova in un deposito nelle campagne di Fossacesi in provincia di Chieti. I militari sono arrivati al nascondiglio della droga dopo alcuni giorni di pedinamenti. Seguivano un 49enne pugliese originario della provincia di Brindisi, Giovanni Carabotti, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi per un normale controllo stradale dal personale di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Giugliese. Carabotti viaggiava a bordo di una potente auto di lusso e alloggiava in hotel a Roseto degli Abruzzi. Nell'ultima settimana, seguendo i suoi spostamenti, è stato accertato che faceva la spola proprio tra Roseto e Fossacesia. L'uomo dunque è caduto nella trappola tesa dai carabinieri e li ha condotti al deposito. Quando ha capito di essere stato scoperto, ha tentato la fuga innescando un rocambolesco inseguimento lungo la Fondovalle Sangro, una scena da film che si è conclusa nei pressi del casello autostradale di Val di Sangro, dove i militari sono riusciti a fermare la corsa della vettura, procedendo all'arresto di Carabotti, ora rinchiuso nel carcere di Lanciano. I militari dell'arma, oltre al quantitativo di droga trovato all'interno di un furgone parcheggiato nel deposito, hanno sequestrato anche sulla spiaggia un potente gommone della lunghezza di circa 10 metri con due motori fuoribordo della potenza di 500 cavalli ciascuno, abbandonato in fretta e furia da chi evidentemente aveva trasportato lo stupefacente, molto probabilmente dalla rotta balcanica. Abbiamo arrestato comunque il responsabile, che è un pugliese. E si è recuperato tutta la droga che adesso comunque dobbiamo analizzare e vediamo un attimino di avere anche dei risvolti a livello poi di polizia giudiziaria, anche perché dobbiamo cercare, non può una persona comunque gestire da sola un ingente traffico del genere che quasi sicuramente comunque proviene dalla rotta balcanica. Cambiamo argomento. A 6 mesi dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo, Forza Italia denuncia il fallimento del governo del Partito Democratico. Pochi fondi promessi per risollevare il territorio e nessuna certezza sul vero importo delle somme a disposizione per il ristoro dei danni. L'ex presidente della regione, oggi consigliere di Forza Italia, Gianni Chiodi, mette in parallelo l'intervento del governo Berlusconi per quanto riguarda il terremoto del 2009 che ha colpito l'Aquila, con le azioni di oggi del governo guidato prima da Renzi e adesso da Gentiloni. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Oggi ho ricordato che dopo il sisma del 2009 passarono poco più, anzi poco meno di 20 giorni prima di ottenere i fondi dal presidente Berlusconi. Si è fatto un parallelo dopo 6 mesi dal sisma di agosto, seguito poi da quello di ottobre. Oggi ci si pone una domanda: perché è soddisfatto il governatore D'Alfonso? Me lo chiedo anch'io perché il governatore ha espresso soddisfazione. A me sembra che per fare qualunque cosa ci sia bisogno di stanziamenti. Bene, ricordo che nel 2009, 20 giorni dopo il terremoto, furono stanziati 14 miliardi di euro. Oggi, al di là di tanti annunci che vengono fatti, nessuno si pone la domanda di quant'è il reale stanziamento che c'è per questo terremoto che riguarda 4 regioni. Se la matematica, insomma, non è un'opinione, dovrebbe essere intorno ai 650-700 milioni di euro. Stiamo parlando di bazzecole. Quindi, come possa essere così soddisfatto il governatore, non lo capisco. Capisco invece che la sua azione è stata insufficiente, forse deve mascherare questa insufficienza di peso del governo regionale, esprimendo una soddisfazione che non c'è e che non ci dovrebbe essere, anche perché provvedimenti che riguardano il cratere, il fuoricratere, in alcuni casi sono veramente imbarazzanti. Non si pongono le questioni importanti. Vedremo per esempio che fine farà la situazione delle tasse. All'Aquila coloro che ebbero la sospensione della tassazione perché danneggiati hanno avuto la possibilità di restituirla in 10 anni, però in una misura assai
ridotta rispetto a quella che era stato all'inizio. Io credo che i cittadini non possano essere di serie A e serie B. Se nel 2009 il governo di centrodestra ha fatto questo, dovrà fare adesso il governo di centrosinistra, ma di questo già non se ne parla. Mi auguro che ci sia per il futuro una maggiore consapevolezza e soprattutto una maggiore capacità di rappresentare le esigenze del proprio territorio piuttosto che quelle che sono le ritualità delle soddisfazioni che servono solo per accreditarsi magari in alcuni ambienti romani. Cosa farete adesso per cercare di ottenere risposte a queste domande? Guardi, il nostro ruolo sarà quello di incalzare e di chiedere lo stesso trattamento che c'è stato per l'Aquila. Non siamo un'opposizione, diciamo, alla Grillo che magari chiede la luna perché poi può sempre rivendicare. Noi chiediamo quello che è già stato possibile in una determinata occasione e lo vogliamo per i nostri territori, per l'Abruzzo, per la provincia di Teramo e anche per i danni conseguenti alla neve. Credo che sia possibile. Il governo Berlusconi ha dimostrato che lo è. Mi auguro che questo accada anche per noi. L'ACA ha fornito i dati per quanto riguarda l'avvio dello studio epidemiologico sugli effetti delle acque contaminate dalle discariche di Bussi sul Tirino. Sentiamo il servizio. Tocca 20 comuni coinvolgendo complessivamente una popolazione di 260.000 residenti. Il percorso che l'acqua dell'acquedotto Giardino garantisce quotidianamente alle utenze della Val Pescara e della città di Pescara. All'interno di questo percorso, dalla sorgente di Popoli a Pescara, si è inserita l'acqua dei campi Pozzo di Sant'Angelo, che si presume contaminata dalla discarica di Bussi, miscelandosi con essa almeno fino al 2007. Il dato è stato reso noto dai tecnici dell'ACA, l'azienda che garantisce i servizi di acqua potabile di Pescara, durante una riunione convocata dal direttore generale della Giunta regionale Cristina Gerardis per lo studio epidemiologico per la valutazione dei fenomeni di contaminazione delle acque nel sito di Bussi sul Tirino. Si tratta, ha spiegato il direttore Gerardis, di un dato importante per la realizzazione dello studio epidemiologico perché individua utenze, territori e aree che andranno a far parte di un database dal quale l'Istituto Superiore di Sanità attingerà informazioni per costruire il campione epidemiologico che servirà poi a valutare se la presunta contaminazione dei campi Pozzo di Sant'Angelo abbia influito sulla salute pubblica di una parte degli abruzzesi. L'innesto delle acque dei campi Sant'Angelo con le acque dell'acquedotto Giardino sicuramente è stato registrato almeno fino al 2007, quando su ordine della Regione Abruzzo i pozzi vennero chiusi. I 260.000 residenti hanno dunque bevuto fino al 2007 acqua miscelata dal 20 al 100% secondo i dati di ACA tra sorgente Giardino e acqua Pozzi Sant'Angelo. I dati che ACA ha fornito al tavolo regionale vanno dal 1996 al 2007 e rappresentano un aspetto parziale della provenienza dell'acqua, soprattutto se si pensa prima del 1996. ACA ha escluso che ci siano comuni della Val Pescara o zone di essa che dal 1996 siano stati esclusivamente forniti dai campi Pozzo Sant'Angelo fino al loro funzionamento. Individuata la filiera acquedottistica e il numero dei residenti sui quali si costituirà il campione, l'Istituto Superiore di Sanità chiederà ai comuni interessati la disponibilità dell'anagrafe comunale, dello stato di famiglia dei territori delle utenze, i certificati di morte con causa iniziale, intermedia e terminale e altre condizioni morbose rilevanti, oltre alla disponibilità dei dati legati ai ricoveri ospedalieri. La Regione si occuperà di convocare i comuni interessati e di fornire all'Istituto Superiore di Sanità la progettazione tecnica del campo Pozzi Sant'Angelo, voluta dalla Regione Abruzzo con un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo di politica e in particolare andiamo all'Aquila. La mia è una vittoria anche contro il partito? Non credo, il partito cresce, anche la coalizione. Così il neocandidato sindaco del centrosinistra per quanto riguarda il capoluogo Americo Di Benedetto, investito ieri notte dopo aver vinto le primarie battendo il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Alla competizione ha partecipato anche Lelio De Santis per l'Italia dei Valori. Ascoltiamo il servizio di Andrea Costantini con le interviste di Filippo Tronca. Il presidente della società aquilana sul ciclo idrico integrato Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto del PD, è il candidato sindaco del centro-sinistra alle elezioni amministrative dell'Aquila del prossimo 11 giugno. Il 47enne commercialista ha vinto a sorpresa le primarie di coalizione che si sono concluse ieri sera. Sul favorito, il consigliere regionale del PD, Pierpaolo Pietrucci, che alle elezioni regionali del maggio del 2014 ha ottenuto oltre 7.000 voti. Circa 700 i voti di scarto a favore di Di Benedetto
progetto in una consultazione durata 2 giorni che ha fatto registrare un'affluenza record oltre 10.000 persone. In tal senso sono divampate polemiche sul fatto che al voto aperto a tutti i residenti dai 16 anni in poi abbiano partecipato diversi esponenti del centrodestra e che questi voti siano stati determinanti per il successo del commercialista aquilano che, in giovane età, è stato sindaco di Acciano, comune della Valle Subequana, della quale è originaria la sua famiglia. La coalizione di centrodestra, divisa da 2 mesi in più gruppi, non ha ancora trovato la unità e il candidato sindaco. Singolare il fatto che ieri sera, poco prima delle 20, chiusura del voto, il possibile candidato del centrodestra, il giornalista Luca Bergamotto, in giovane età consigliere regionale di Forza Italia, si è ritirato dall'agone politico. Oltre ai 2 candidati del PD, alle primarie ha partecipato l'ex assessore comunale al bilancio Lelio De Santis, coordinatore regionale dell'Italia dei Valori. Noi dobbiamo lavorare al programma, che è la cosa più importante, ed il programma sarà frutto di questi giorni di lavoro molto molto precisi e puntuali, e dovremo elaborarlo nella maniera tale che possa essere condiviso prima dai cittadini che dalle parti politiche, per presentarci poi a giugno nella maniera più opportuna possibile e cercare di vincere poi la vera competizione elettorale, che è quella che designerà il nuovo sindaco della città dell'Aquila. Poi sono contento nello specifico perché Amerigo Di Benedetto è il mio candidato, l'ho sponsorizzato, ho cercato di dargli una mano e quindi lo conosco da anni. Sono molto contento che lui abbia vinto queste primarie e penso che sia anche il sindaco ideale per l'Aquila, perché è una persona certamente onesta, seria, competente. Ad Amerigo Di Benedetto già avevo detto che saremo stati presenti all'Aquila come Abruzzo Civico, quindi la lista porterà anche il suo cognome, Abruzzo Civico, per Di Benedetto sindaco. A Pescara questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa fra Comune e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per reprimere il fenomeno della contraffazione commerciale. Sentiamo. La lotta alla contraffazione se ne è parlato anche nell'ultimo weekend, quello del Comune di Pescara. In questo caso c'è un accordo insieme all'Agenzia delle Dogane. Quali saranno i procedimenti adesso? Beh, noi vogliamo con questo accordo fare un passo in avanti rispetto a quelle che pure sono le previsioni della legge. Vogliamo specificare una collaborazione diretta e continuativa con l'Agenzia delle Dogane nei confronti del fenomeno della contraffazione, che è un fenomeno visibile a Pescara e non solo, naturalmente. Facciamo quindi questo accordo che, diciamo, in via sperimentale è stato assunto in grandi città, penso in primo luogo a Roma, per naturalmente dare una risposta immediata, sensibile, percepibile da parte del sistema istituzionale rispetto ad un fenomeno, quello della contraffazione, che altera le regole del mercato e che naturalmente deve avere delle risposte. Vogliamo agire sul duplice fronte della repressione, come pure già stiamo facendo, ma anche della prevenzione, in qualche modo, per indurre in primo luogo le persone, i cittadini, a non acquistare prodotti contraffatti, perché non rispondenti alle previsioni di legge in taluni casi possono essere pericolosi. Pensiamo solo alle frodi e alle sofisticazioni alimentari, visto che ce le mangiamo letteralmente. E quindi oggi mi sembra una giornata importante di collaborazione interistituzionale rispetto ad un problema che è portata vasta. La polemica del centrodestra era anche quella dei venditori ambulanti sul lungomare. In questo senso ci saranno degli interventi per vedere quelli che sono i fenomeni sul territorio? È ovvio che questo nostro accordo con l'Agenzia delle Dogane serve proprio a rafforzare il sistema sanzionatorio, significa fare attività congiunte anche con l'Agenzia delle Dogane nei confronti di un fenomeno che naturalmente merita risposte per le ragioni che dicevo prima di alterazione delle regole del mercato e per fare in modo che chi paga le tasse e chi, diciamo, commercia onestamente in qualche modo non venga pregiudicato da forme di concorrenza illecita. Adesso invece ci spostiamo a Lanciano e cambiamo decisamente pagina, perché andiamo a vedere i riti della Settimana Santa che è appena iniziata. Vediamo. È iniziata con la Domenica delle Palme, la Settimana Santa dell'Arciconfraternita, Morte, Orazione e San Filippo Neri, che a Lanciano dà vita ai riti più seguiti della Passione e Morte di Cristo. Nel giorno di festa sociale del sodalizio, la Chiesa di Santa Chiara ha ospitato il rito della vestizione e professione dei novizi, con l'ingresso di 3 confratelli e una consorella.
L'appuntamento riveste particolare importanza perché è dedicato alla meditazione che prepara intimamente tutti i fratelli ai riti penitenziali della settimana che precede la Pasqua. La Santa Messa è stata celebrata dall'Arcivescovo di Lanciano Ortona, Emilio Cipollone. Una confraternita che ha una storia plurisecolare, più di 400 anni, che è un po' la spina dorsale delle celebrazioni lancianesi della Settimana Santa e quindi una celebrazione molto sentita da loro e da tutti. La frequenza è sempre molto massiccia e sono tutti molto attenti a vivere nello spirito giusto questo momento. Il priore Angelo Lanci ha illustrato in conferenza stampa il cartellone degli appuntamenti della Settimana Santa che culminano con i riti religiosi della processione notturna del Giovedì Santo, detta degli incappucciati, e quella solenne del Venerdì Santo. Si rinnovano gli appuntamenti con i concerti di musiche sacre firmate da Bellini, Masciangelo e Ravazzoni per coro e orchestra. Mercoledì 12 aprile alle 21 in cattedrale, con replica venerdì 14 aprile alle 16.30 nella chiesa di Santa Lucia. Quest'anno per la prima volta verranno eseguite le musiche del maestro Francesco Bellini, Miserere del Salmo 50 per intero, la prima volta che eseguiamo tutti i brani di Bellini del Salmo 50. Torniamo a Pescara e andiamo all'interno dell'Università d'Annunzio, dove questa mattina si è svolta una giornata dedicata all'orientamento delle matricole. Vediamo. Una giornata dedicata proprio all'orientamento dei giovani che dovranno scegliere quale indirizzo affrontare per lo studio degli anni successivi. In questo caso nel Dipartimento di Economia Aziendale, cosa viene presentato ai giovani e soprattutto che risposta c'è? È importante questa giornata perché i ragazzi entrano nelle aule e si rendono conto di come vengono impartite le lezioni, di come cerchiamo sempre di innovare con degli strumenti didattici innovativi e di quali sono i nostri contenuti. È davvero una giornata molto importante, vede che c'è una grande risposta da parte degli studenti. Quando si parla di lavoro giovanile si parla sempre di un mercato che cambia e dei tempi che in qualche modo chiedono di essere adeguati alla domanda. In questo caso ci sono nuovi strumenti, proprio questo dipartimento introduce continuamente nuovi corsi, in questo caso i nuovi strumenti quali sono? Non più solo le lezioni frontali, ma anche testimonianze privilegiate del mondo del lavoro. Noi ci teniamo molto a creare questi momenti di incontro con gli attori del territorio, gli imprenditori, associazioni di categorie, perché i ragazzi devono non solo acquisire la teoria, che pure è sempre molto importante, ma anche l'applicazione, ma anche conoscere quelle che sono anche le esperienze del mondo del lavoro. Qual è il consiglio che rivolgete a un giovane che deve scegliere un indirizzo di studio? È di informarsi, di non stare solo a sentire noi, quello che diciamo noi, perché potremmo comunque avere una visione parziale, di informarsi, di andare su internet, loro sono bravissimi, di confrontare le proposte e soprattutto di non fermarsi ai titoli, vedere come sono strutturati i corsi, quali sono le materie, chi insegna, qual è il curriculum dei docenti e soprattutto quali sono i contenuti. Aspettando il 25 aprile a Montorio al Vomano in programma una settimana di celebrazioni dal 18 al 25 per commemorare i 72 anni di libertà e democrazia in Italia. L'iniziativa è promossa dall'AMPI e dal Comune di Montorio in collaborazione con l'Università di Teramo, il servizio di Tania Bonici Castelli.
Nella storia della resistenza italiana, Montorio Alvomano ha rappresentato 72 anni fa una tra le basi più attive dei partigiani abruzzesi, una tradizione di democrazia e libertà che il popolo montoriese non ha mai dimenticato e che ogni anno intende rinnovare soprattutto a favore delle nuove generazioni. Così il 25 aprile diventa l'occasione per organizzare una settimana di celebrazioni sulla cultura della resistenza, organizzata dal Comune di Montorio e dall'ANPI. Montorio è stata sia durante il ventennio ma anche durante gli anni della resistenza una cellula attiva di antifascismo. Sono molti personaggi che sono stati protagonisti della resistenza e dell'antifascismo a Montorio, e primo fra tutti lo stesso Ercole Vincenzo Orsini, che pur essendo di Teramo ha mantenuto negli anni della dittatura dei rapporti costanti con i montoriesi, che purtroppo poi si sono conclusi col suo assassinio proprio a Montorio. Una settimana di eventi culturali dunque dal 18 al 25 aprile a Montorio, durante la quale si terranno rappresentazioni teatrali e discussioni pubbliche sui temi della guerra ai civili, sulle stragi di Nermi in Italia e in Abruzzo durante la Seconda Guerra Mondiale. E a sentirli questi argomenti non sembrano poi così obsoleti, visto quello che sta accadendo oggi nel Mediterraneo. Ma i ragazzi lo sanno che cos'è il 25 aprile? Beh, si lavora soprattutto per quello. L'amministrazione appoggia questa manifestazione, questo aspettando il 25, proprio per quello, per il ricordo, per fare in modo che sia più giovani ma anche i più grandi ricordino questo momento importante per la storia italiana. Montorio dunque quest'anno come ricorda il 25 aprile? Sarà una settimana intensa, l'ANPI ci ha proposto di arrivare al 25 con due eventi, noi siamo contenti di patrocinarlo e aiutarli nella realizzazione degli stessi, perché con delle attività specifiche si riesce secondo me ad arrivare di più alle persone e soprattutto, come mi diceva prima, ai più giovani. Una rappresentazione teatrale che parla comunque della Brigata Maiella, che è stata l'ultima a cedere il passo, è chiaro che è un insegnamento per i più giovani, è un ricordo per chi è più grande affinché si resista e ci sia sempre questa vena di resistenza nelle corde di chi vive nei nostri territori, ma questo vabbè, tutto il mondo, soprattutto per quello che stiamo vivendo oggigiorno, non si riesce a imparare proprio dalla storia. Adesso apriamo la pagina dedicata allo sport, iniziamo dal calcio di Serie A e quindi dal Pescara. Doppia seduta oggi per i biancazzurri che preparano la partita di sabato contro la Juventus, che si giocherà in uno stadio adriatico Cornacchia da tutto esaurito. Proseguono il lavoro personalizzato Pepe, Gilardino, Vitturini, Stendardo e Baybeck. L'attaccante francese, che ha riportato una contusione al polpaccio, sarà meglio valutato nei prossimi giorni. Intanto da lunedì prossimo il presidente del Pescara Sebastiani e l'attaccante Pepe voleranno in Cina. Ieri il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci, ospite della trasmissione Replay, ha illustrato il viaggio. Ascoltiamolo. Il Pescara Calcio rientra in un progetto dove chi di fatto ha portato avanti tutto si chiama Proger S.p.A. Perché la Pescara Calcio? Perché, come tutti sappiamo, la Cina sta facendo degli investimenti colossali nelle infrastrutture sportive. Si parla di un programma di 30 anni in cui circa il governo cinese ha individuato una fetta di circa 700 milioni di cinesi che sono interessati più o meno al gioco del calcio. Lo stiamo vedendo anche dei tipi di investimenti che stanno facendo i cinesi in Europa. In questo momento la Pescara Calcio presenterà ai cinesi un progetto di scuola calcio, perché in Cina società di primo livello, dalle prime spagnole alle prime inglesi alle prime italiane, hanno aperto scuole calcio importanti. Per cui la stessa Pescara Calcio porterà un progetto che, come testimonial, l'avrà Simone Pepe, per aprire appunto una scuola calcio nella provincia del Fujian. Ci sarà un'opportunità per la Pescara Calcio? Io me lo auguro. Starà alla società a cogliere l'occasione di queste importanti relazioni. La Camera di Commercio di Pescara firmerà con la Camera di Commercio del Fujian un protocollo d'intesa. Avremo anche degli incontri ufficiali con importanti funzionari della provincia del Fujian. Dopodiché lì ci saranno una serie di incontri, in particolare con questo Xiamen Group, che ribadisco è un vero e proprio colosso,
Poi le ribadisco, insomma, starà al presidente Sebastiani, no? Che avrà sicuramente dei contatti appunto con questi importanti manager, e se ci sarà l'occasione lo dovrà chiedere a Sebastiani. In Lega Pro ha ripreso gli allenamenti il Teramo, che sabato prossimo al Bonolis affronterà il Forlì in una delicata sfida salvezza. Per la gara contro i romagnoli in dubbio il centrocampista Mirko Spighi, uscito malconcio dalla gara persa in casa contro la Reggiana. Vediamo il servizio. Ha bisogno di tutti il Teramo, uno da solo non fa niente, ha bisogno del 100% da parte di tutti quanti, chi gioca e chi non gioca, da chi è stato più utilizzato deve dare ancora le ultime forze, no? Perché dopo un campionato comunque è stato lungo e è stato faticoso, anche soprattutto a livello mentale, perché chiaramente quando i risultati non arrivano diventa tutto più pesante sicuramente, e fino a quello che magari è stato utilizzato di meno, perché nelle ultime parti di stagione poi c'è veramente bisogno di chiunque. Molti definiscono la partita col Forlì come una finale, sei d'accordo? Sì, la dobbiamo credo vivere così, con la giusta serenità, non tranquillità, serenità, che è diverso, quindi con la lucidità giusta, però è normale che io credo che arriveremo ovviamente alla partita mentalmente molto carichi, come è giusto che sia, perché è una partita troppo importante per noi. Io vedo i ragazzi che già parlavamo del Forlì, quindi già siamo in partita contro il Forlì, perché ripeto, è inutile parlare di quello che poteva essere, il rammarico, lo sappiamo tutti che quando si perde non è raccolto niente, però il calcio ti dà l'opportunità quasi subito di invertire la tendenza e di rifare punti. No, 3 punti, con 12 disponibili, siamo tutti lì. Abbiamo visto che il Parma perde, con tutto il rispetto, con l'Ancona che è 2-0 in casa, che ha 7 punti di distacco dalla penultima. Quindi siamo veramente tutti lì, tutti possiamo rientrare dentro. Cambiamo disciplina, adesso ci occupiamo di pallanuoto. Pesante sconfitta interna per il Pescara nel massimo campionato femminile. La squadra di Massimiliano Gobbi soccombe per 5-18 contro il Messina. Un passivo pesante dovuto alla forza della squadra peloritana, ma anche al poco mordente dei pescaresi. Il servizio di Paolo Sinibaldi. 5-18. Beh, il punteggio è molto pesante per questa 15ª giornata di Serie 1 femminile di pallanuoto. Il Pescara non ce l'ha fatta, ha vinto il Messina, la squadra attualmente vice capolista. L'allenatore del Pescara, Maurizio Gobbi, anche i parziali fanno capire quanto la partita sia stata complicata. 1-6, 2-4, 1-6, 1-2, non era facile, non l'avete imbroccata bene. No, già di per sé non era facile per tanti motivi, poi ci abbiamo messo sicuramente anche noi il carico entrando in acqua abbastanza inspiegabilmente, senza grande cattiveria agonistica, e quindi il risultato parla piuttosto chiaro. È ovvio che non avendo la nostra giocatrice che nuota diciamo di più in acqua, quindi la nostra cinese Jing Zhang, che per motivi di nazionale doveva tornare in Cina, e questo si è sentito molto la sua mancanza, però non giustifica un approccio alla partita così brutto. Infatti ho detto alle ragazze che hanno fatto un'ottima figura con Padova e Orizzonte, che sono le altre squadre di vertice, e approcciando la partita molto bene. Oggi questo non ci è riuscito, e poi francamente recuperarla con tutti gli episodi che sono accaduti è molto molto difficile. L'impressione è che questa squadra soffra anche giocare in casa. È difficile spiegare il perché, però è un dato di fatto, le statistiche contano sempre. Abbiamo giocato nettamente partite migliori fuori casa che in casa, almeno nella mia gestione, e mi dispiace ancora di più perché invece una squadra costruisce la salvezza tra le mura amiche, sempre. E poi anche il pubblico e la dirigenza merita nelle partite casalinghe un qualcosa di più.
È tutto anche per l'edizione delle 19 del TG6, il prossimo appuntamento è alle 23, grazie per essere stati con noi, buona serata.